nostra tragedia, qui inchinandoci alla vostra clemenza, imploriamo la vostra pazienza. Ah! In tutti gli edifici ad alta concentrazione di persone si possono registrare casi di emergenza che modificano le condizioni di agibilità degli spazi, alterando di conseguenza comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. Questo provoca una reazione che proprio in ambito collettivo può risultare pericolosa, perché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un grande numero di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. Prenderemo ora in esame come bisogna procedere al verificarsi di una situazione di emergenza. Quando si crea una condizione di insicurezza per alcune centinaia di persone presenti in edifici scolastici, risulta indispensabile, in ogni caso, non farsi prendere dal panico, ma mantenere la calma. Vari sono i fattori che possono determinare l'insorgere improvviso di una condizione di insicurezza in una scuola. Terremoto, incendio, fuga di sostanze tossiche, rischio d'esplosione. Se vi trovate in aula, in caso di terremoto, non precipitatevi fuori, ma riparatevi sotto i banchi, allontanandovi da finestre e armadi, perché potrebbero risultare fonte di caduta di oggetti contundenti. Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandonate l'edificio secondo quanto stabilito, ricongiungendovi con gli altri compagni di classe nel punto esterno di raccolta. Se vi trovate fuori dall'aula, accodatevi immediatamente alla classe che transita in quel momento. All'aperto, allontanatevi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, perché potrebbero cadere e investirvi. Non avvicinatevi agli animali, perché potrebbero risultare spaventati. In caso di incendio sviluppatosi all'interno della classe, uscite subito, richiudendo la porta. Se l'incendio è esterno alla vostra classe, si sceglierà un percorso libero dal fumo. Qualora siate costretti ad affrontarlo, cercate di camminare eventualmente carponi in quanto il fumo sale verso l'alto. Se il fumo vi rende difficile respirare, filtrate l'aria servendovi eventualmente del fazzoletto. In caso di inquinamento atmosferico dovuto alla fuoriuscita di sostanze tossiche o pericolo di esplosione, dare corso all'evacuazione portandosi in una zona distante entro il limite di sicurezza. Risulta importante sottolineare che in caso di emergenza il vostro edificio scolastico, pur grande che sia, risulta suddiviso in vari settori serviti da una o più uscite esterne. Il percorso verso le uscite di sicurezza viene indicato con appositi cartelli localizzati lungo gli atri e i corridoi, caratterizzati da sagome bianche su fondo verde. In ogni classe verrà esposta la planimetria del piano di evacuazione, con la posizione della classe nell'edificio e la via più breve da seguire. Lungo i corridoi sarà esposta una pianta utile ad illustrare i percorsi di esodo di tutte le aule del piano. La cartografia deve essere semplice ed immediata, tanto da attirare l'attenzione con segni grafici essenziali, quali scale ed uscite di sicurezza, nonché i muri portanti che indicano i luoghi più sicuri in caso di terremoto e la collocazione di estintori e idranti. Inoltre dovrà essere esposta una planimetria generale della zona in cui è situata la scuola, evidenziando le aree di raduno esterno che saranno del medesimo colore del percorso di esodo di ciascuna classe.
Attenzione, attenzione, abbandonare l'istituto, ripeto, abbandonare l'istituto. L'ordine effettivo di evacuazione è impartito solo dall'ufficio di direzione attraverso il sistema di diffusione sonora, dando anche, se possibile, una sommaria informazione sul tipo di pericolo incombente, oppure dal responsabile della sicurezza a mezzo di un segnale acustico convenzionale facilmente riconoscibile. Recepito il messaggio di pericolo, tutti devono dare esecuzione all'ordine con la massima calma. Se si tiene presente che il vano scala più vicino si trova a meno di 30 metri di distanza e che generalmente il numero dei piani è inferiore a 3, si comprende come il tratto da compiere per raggiungere l'esterno, nel caso ipotetico di un fabbricato vuoto, possa essere facilmente coperto in pochi minuti, pur camminando lentamente. Nella maggior parte dei casi il tempo risulta più che sufficiente per un ordinato deflusso senza intoppi, tanto da poter permettere agli studenti di raccogliere alcuni indumenti pesanti, sempre che siano a portata di mano all'interno dell'aula, mentre per ragioni di libertà di movimenti è bene che lasciate sul posto ombrelli, zainetti e oggetti ingombranti. L'insegnante, o in sua vece il capofila, recuperano il registro delle presenze, aprono la porta e, quando il corridoio è libero, guidano l'uscita lungo il percorso precedentemente assegnato alla classe. Ci si incamminerà in fila tenendosi per mano, in modo da infondersi coraggio a vicenda, così da evitare che i più spaventati possano prendere una direzione sbagliata o mettersi a correre. Risulta fondamentale che tutti eseguano correttamente gli incarichi assegnati dal piano di evacuazione. Il capofila, prima di imboccare il vano scale, deve sincerarsi che sia completato il passaggio delle classi che lo precedono, attenendosi anche alle indicazioni del personale di servizio d'ordine presente ai piani. Il serrafila, invece, si accerta che nessuno si attardi nell'aula o lungo il percorso. Raggiunto il luogo sicuro, l'insegnante dovrà fare l'appello in modo da individuare e segnalare con un apposito modulo di evacuazione, da tenere sempre nel registro di classe, quanti eventualmente risultassero assenti. All'esterno segnalate la vostra presenza, qualora non siate stati in grado di rispondere all'appello della vostra classe nel punto di raccolta stabilito. Le persone con difficoltà di deambulazione in genere devono essere aiutate dagli insegnanti e assistenti per disabili. Tutte le classi resteranno nella zona di sicurezza fino al segnale di cessato pericolo e solo a seguito di quest'ordine impartito dai responsabili d'istituto potranno ordinatamente rientrare nell'edificio. Durante le fasi di emergenza è vietato fare uso di ascensori, fare uso del telefono, attardarsi a raccogliere effetti personali in classe, nei corridoi o negli spogliatoi, scendere le scale di corsa, rientrare nei locali, marciare controcorrente, fermarsi nei punti di transito, allontanarsi con auto, motorini o qualsiasi altro mezzo che possa intralciare l'arrivo dei soccorsi. La buona riuscita del piano di evacuazione, oltre che al lavoro degli addetti alla sicurezza, è dovuta anche alla consapevolezza e preparazione delle persone presenti nell'edificio. Per tali motivi è previsto che in ogni scuola venga stabilito un piano di emergenza con prove di evacuazione da svolgersi almeno 2 volte per anno scolastico.
Il piano di abbandono rapido deve essere adattato alle caratteristiche dell'edificio, numero dei piani e aule per piano, esistenza di scale e uscite di sicurezza, ubicazioni di biblioteche, laboratori, palestre, centrali termiche, aree sicure esterne alla scuola, sistemi di diffusione sonora. Il personale non docente, oltre ad azionare i dispositivi di allarme acustico, deve preoccuparsi di spalancare le porte d'uscita e controllare accuratamente che all'interno di laboratorio di servizi igienici non sia rimasto nessuno. I dirigenti scolastici e i responsabili della sicurezza avranno il compito di avvertire tempestivamente le autorità competenti per attivare gli immediati soccorsi. Occorre quindi che ognuno all'interno della scuola conosca bene i propri compiti e li esegua tempestivamente con l'intento di raggiungere un efficace gioco di squadra. Ma attenzione, senza dimenticarci delle mascotte della scuola.